Ciao a tutti ragazzi, sono Mattias, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se vi piacciono i miei contenuti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e se non volete perdervi neanche un aggiornamento, attivate anche la campanella. Incominciamo subito e parliamo dei cymbidium, ovvero praticamente l'orchidea più semplice da coltivare, non solo a mio parere, a parere di molti, perché è proprio un'orchidea abbastanza semplice. Con i giusti accorgimenti tutti quanti possono riuscire a coltivarla. In realtà tutti quanti possono coltivare qualsiasi tipo di pianta, bisogna solamente capire bene le esigenze. Ecco qui, ho preso un cymbidium Foxfire Amber Dural. Vi metto anche la foto. Questo qui poi è un nuovo acquisto. Appena arriva, ragazzi, ve lo spacchetto, ovviamente ve lo metto sul canale. Comunque, i miei cymbidium non hanno una varietà particolare, però comunque sono i classici cymbidium che si trovano in commercio. La maggior parte dei cymbidium che troviamo in commercio arrivano dagli Himalaya, quindi da 1000-3000 metri su per la montagna. Pensiamo un pochino agli Himalaya, come è il clima. Allora, praticamente ci sono delle estate molto molto umide, perché appunto con l'arrivo dei monsoni, quindi estate umide con tanta pioggia, mentre ci sono gli inverni molto freddi e secchi. Pertanto i cymbidium sono delle piante che vogliono essere coltivate all'esterno. Questa è una cosa molto importante, perché molte persone dicono: ah, no, non sono riuscito a coltivarlo perché lo tenevo in casa, poi ad un certo punto è schiattato. È vero, per esempio anche mia madre gli hanno regalato un cymbidium, se l'è tenuto in casa tutto l'inverno, me lo porta poi a febbraio e fa: questa pianta non ce la fa più, preso, messo fuori e rinato. Ovviamente anche lì, se li coltivate in casa, dovete metterli in una stanza molto fredda anche per stimolare la fioritura. Qui ci arriveremo a fare il discorso sulla fioritura, anche perché sono delle piante che è molto più facile coltivarle all'esterno, quindi non sono quelle orchidee tipo le Phalaenopsis che mettete sul davanzale e lasciate lì. Le orchidee cymbidium pertanto consiglio di coltivarle fuori. Allora, il terreno dei cymbidium in realtà sono delle orchidee che vengono coltivate anche in terra. Come vedete, se voi guardate, fate attenzione nel sud d'Italia, ma in realtà le ho viste anche in Liguria, perché io vado spesso in Liguria e le ho viste in diversi giardini. Se notate, sono tranquillamente nei giardini, quindi proprio nella terra da giardino, tranquillamente. Mentre invece qui in Piemonte, dove abito io, conviene metterle in vaso, perché se arrivano meno 15, sicuramente quei meno 15 te le steccano, è un po' troppo freddo per i cymbidium. Infatti consiglio di tenerli in serra fredda. Il terreno per i cymbidium, come vi ho già detto, della terra normale va benissimo in realtà, perché c'è chi li coltiva in giardino. Io, come li ho invasati, ho utilizzato il bark grossolano e la fibra di cocco. Ho lasciato perdere la torba perché non è ecosostenibile, perché non so se sapete che per produrre la torba praticamente vanno a seccare le paludi, quindi io la torba non la uso per questo motivo qua. Però se comunque utilizzate un terriccio universale potete utilizzare anche quello per i cymbidium. L'importante è che sia abbastanza drenante, che faccia appunto defluire giù l'acqua molto velocemente. Questa è la cosa importante, quindi potete metterci tutti gli inerti che volete, dalla pomice al lapillo, i sassi, quello che volete, e poi appunto un materiale organico che può essere corteccia, barche, tutte queste cose. E il terreno non sono molto esigenti in realtà, riuscite a metterle in qualsiasi terreno. Io consiglio anche che quando le rinvasate, di metterle in un vaso leggermente più grande, non metterle in vasi enormi, piante piccole. Quindi man mano che crescerà andrete a mettere un vaso sempre più grande. Adesso poi vi faccio vedere i miei, perché vi faccio anche un video. I miei sono diventati una cosa enorme, dovrò anche dividerli. Per dividerli invece, sicuramente quando prenderò coraggio, diciamo, andrò a dividerli, andrò a fare un bel lavoro, perché hanno la necessità di essere divisi, anche perché sono enormi e sul mio balcone cominciano a non starci più. Quindi arriverà il momento di regalare un po' di cymbidium. Sicuramente da uno farò due o tre piante. Adesso ve li faccio vedere che sono veramente una cosa enorme. Per quanto riguarda la divisione, invece, non è una cosa facilissima da fare, perché hanno tutte queste radici che sono molto intricate tra loro. E un metodo che io ho visto utilizzare da molti è quello di segare a metà le radici in modo da renderle più corte, cioè circa una decina di centimetri, e poi andare a cercare di suddividere questi pseudobulbi che hanno i cymbidium. Questo è il modo più facile per dividerli, anche perché hanno delle radici così fitte
talmente compresse tra di loro che è davvero difficile dividerli. Quindi questo è l'unico modo. Farò sicuramente un video perché davvero credo che sia davvero, sarà veramente un'impresa, sarà tipo un video divertente vedermi a dividere questi cimbidium, perché probabilmente dovrò prendere una motosega. Le innaffiature. Allora, con le innaffiature in realtà, ragazzi, come vi dicevo, tutte quante le piante non gli piace il ristagno idrico. A meno che non siano piante acquatiche, il ristagno non ci deve stare in nessuno. Parliamoci chiaro. Nemmeno esclusi i cimbidium. È vero, i cimbidium sono più tolleranti di altre orchidee, quindi se magari gli lasci un po' più d'acqua per un po' più di tempo, magari non vanno a marcire velocemente come una Phalaenopsis, ma comunque riescono abbastanza a sopravvivere e il marciume magari non arriva sugli pseudobulbi. È vero che sono un po' più resistenti di altri, ma cerchiamo di evitare comunque ristagni idrici. Bevono davvero tantissimo. Io consiglio di, proprio in estate, dipende poi dalle esposizione che voi in cui mettete i cimbidium, dipende dall'esposizione se più o meno soleggiata. Io vi dico sinceramente che li attacco direttamente all'irrigatore automatico, che in estate ogni 2 o 3 giorni li bagna insieme alle altre piante, mentre in primavera, inizio primavera, non tarda primavera, inizio primavera, bagnerà il mio irrigatore una volta a settimana. Se invece li avete non attaccati all'irrigatore, basterà appunto bagnarli anche dal sottovaso, perché loro ciucciano su tutta l'acqua senza problemi. In primavera una volta a settimana, in estate un pochino più frequenti. È vero, resistono anche abbastanza bene alla siccità. Però ovviamente se volete farli crescere, volete farli crescere in salute e volete vedere una fioritura prosperosa l'anno seguente, è bene bagnarli molto bene in estate. Per quanto riguarda la concimazione ovviamente il concime per orchidee va benissimo, penso che sia quello più indicato. In realtà vi dico, anche il concime a lenta cessione, quello che io utilizzo è Nitroposca Gold, che lo uso per le camelie, lo uso per altre tantissime piante che è a lenta cessione, lo metto tranquillamente dentro il vaso e mi hanno fiorito lo stesso, anche se devo dire che il concime specifico per orchidee è molto molto meglio. Ma magari poi per la concimazione, andando a vedere magari i valori dell'azoto e di tutte le altre componenti che ci sono, i microelementi eccetera che ci sono all'interno dei concimi, magari faremo un video a parte, perché è un video un pochino più specifico. Senza tanto addentrarci nella questione concime, il concime per le orchidee va benissimo. Un'altra cosa che io sconsiglio è utilizzare però il concime pellettato. Allora, dipende se riuscite a non metterlo attaccato agli pseudobulbi, perché io ho notato che appunto mettendo il concime organico, lo stallatico, sul colletto di diverse piante, come anche le rose, che le rose sono belle resistenti, hanno dato qualche problema di marciume. Quindi io consiglio sempre, se utilizzate il concime pellet stallatico o stallatico di qualsiasi genere tipo, che è tanto organico e quindi favorisce i marciumi, di metterlo lontano dagli pseudobulbi del cimbidium, o comunque metterlo lontano dal colletto di qualsiasi tipo di pianta, per evitare qualsiasi tipo di marciume. Poi parliamo anche delle foglie del cimbidium e dell'esposizione. Le foglie del cimbidium, quando vedete che diventano chiare, ovvero verde chiaro, vuol dire che c'è la giusta quantità di luce. Non vuol dire, allora, perché uno magari che fa giardinaggio si confonde, le orchidee non funzionano proprio come le altre piante. Quando vedete la pianta orchidea che ha le foglie sul chiaro, vuol dire che ha la giusta quantità di luce e che sta prendendo abbastanza luce. Quando invece le foglie diventano scure in un'orchidea, questo vale anche per le Phalaenopsis, vale anche per le Cattleya e vale anche appunto per il cimbidium e anche per lavanda, che adesso sta benissimo, ragazzi, poi vi aggiornerò sulla lavanda. Quando vedete le foglie chiare non vuol dire che c'è un problema di clorosi ferrica, come appunto una carenza di ferro, come vedete per altre piante, che dice oddio, la camelia ha fatto per esempio queste foglie più chiare, ha una carenza di ferro e allora vai a mettere
il chelato di ferro per rinverdire le foglie. Le orchidee non funzionano così. Quando hanno le foglie più scure vuol dire che non hanno abbastanza luce, quando hanno le foglie più chiare vuol dire che la quantità di luce è giusta e va benissimo. Pertanto i cimbidium, allora dipende poi dalla zona in cui state. Io i cimbidium riesco, perché io abito in Piemonte, riesco a tenerli praticamente a prendere il sole quasi tutta la giornata. Adesso sono su questo balcone qua e prendono il sole per esempio da tutta la mattina fino alle 2 alle 3 del pomeriggio e stanno benissimo, però attenzione, vanno bagnati altrettanto se comunque prendono tutto questo sole. Poi dipende, se siete in Sicilia e avete un sole cocente, magari non metteteli proprio sotto il sole, ma metteteli riparati sotto un albero. Ma poi più che altro sapete voi quale è la temperatura che raggiunge il posto in cui state e dove è meglio mettere o meno le piante. Se sapete che un posto è troppo cocente, ovviamente non è una pianta da deserto, quindi vi dico già subito che col sole cocente no. Se abitate invece in zone un pochino un po' più fresche come abito io, possono stare benissimo al sole. Se invece sono cimbidium che non sono abituati a stare fuori, perché appunto magari sono nuovi e sono appena usciti dal garden e sono sempre stati all'ombra, magari gradualmente abituarli alla luce, perché se li mettete subito quanto al sole ovviamente vi brucerà le foglie. Però una volta che il cimbidium sarà abituato, senza problemi riuscirà a stare anche a sole pieno. I fiori invece con tanto sole è probabile che appassiscano prima. Infatti quando c'è la fioritura io preferisco metterli ad una mezz'ombra, quindi prendono il sole tutta la mattina e quando finirà poi la fioritura, ovvero tra qualche mese, perché la fioritura è molto lunga e se non li mettete troppo al sole la fioritura è molto lunga. Adesso mi hanno fiorito, penso che andranno avanti fioriti anche fino a giugno, quindi un mesetto due. Dipende poi dalla varietà, i miei rimangono comunque così tanto fioriti. Per quanto riguarda il ricovero invernale, invece, ragazzi, come vi dicevo, dovete conoscere molto bene voi la vostra zona. Se abitate ovviamente al sud Italia, dove va raramente sotto zero, potete tenerli fuori, neanche coperti, tutto l'anno, anche se sono in vaso. E come vi dicevo a inizio video, molte persone al sud li coltivano direttamente in giardino, anche in Liguria, anche perché sono delle orchidee che sopportano molto bene il freddo, quindi meno 1, meno 2 lo sopportano tranquillamente. Ciò che non sopportano i cimbidium è il vento gelido. Il vento gelido li uccide. Un'altra considerazione che c'è da fare è la dimensione del cimbidium. Ovviamente i miei che sono grossi così, che sono delle bestie, mi è successo che alcune volte li lasciassi fuori. Allora, per esempio l'anno scorso io li ho lasciati fuori e ha fatto meno 10. È vero che erano contro il muro, il vento non lo prendevano, erano un posto molto riparato, però comunque meno 10 mi ha fatto seccare tutti i pseudobulbi, quelli che erano più esposti verso l'esterno. Ovviamente non mi sono preoccupato perché poi sono rimasti una ventina di pseudobulbi al centro che stavano bene. Però questo perché la mia orchidea è molto grande e quindi essendo grande ha patito molto bene, molto meno il freddo. Se avete un cimbidium invece come quello che adesso andrò a comprare, che è grosso così, quello magari finché non cresce non mettetelo subito al freddo così e lasciatelo fuori a se stesso, no. Dipende dalla dimensione della pianta. Una pianta più piccolina ovviamente dovrà essere chiusa dentro una serra fredda o comunque sulle scale in un posto molto fresco. La soluzione migliore per chi vive al nord come me è mettere i cimbidium in serra fredda, il vento freddo non li tocca e loro cresceranno tranquillamente. Le innaffiature invece in inverno io le sospendo completamente. Bagnare i cimbidium più o meno una volta al mese a novembre e una volta al mese a dicembre. Bagnati questi due mesi qua, gennaio e febbraio non li bagno per nulla, comincerò poi a bagnarli a metà marzo. Metà marzo comincio con la prima innaffiatura molto tranquilla e così via. Appena vedrò appunto che ci sarà una ripresa, che staranno molto bene, magari che cominceranno a mettere i nuovi getti floreali, perché i getti li mettono a inizio primavera se li coltivate fuori, allora comincerò a bagnare sempre di più. Però in inverno, mi raccomando, se non volete farlo marcire, evitate. Se proprio volete star tranquilli, sospendete completamente le innaffiature. E comunque basta anche guardare. Se vedete che appunto il vaso è ancora umido all'interno, non bagnate. Io sinceramente vi consiglio di
in mesi invernali proprio di lasciare completamente a secco, come faccio con le piante grasse. Oltretutto, i cimbidium ho notato che per fiorire bene vogliono una temperatura che scenda intorno ai 5 gradi. Quando la temperatura scende 5, 6, 7 gradi, loro fioriscono, che è una bellezza. Se invece la temperatura rimane calda, questo l'ho notato perché i primi anni non li conoscevo molto bene, li portavo sulle scale e sulle scale rimaneva 12-13 gradi. Fiorivano pochissimo, mi facevano uno stelo. Se volete stimolare la fioritura, innanzitutto è bene lasciarli fuori ad una temperatura appunto abbastanza fredda. Loro poi, quando sentiranno il freddo, verranno stimolati e faranno i fiori nella primavera. I cimbidium comunque sono orchidee molto resistenti, meno 1, meno 2, meno 3 li tollerano benissimo, purché non ci siano venti freddi e siano abbastanza riparate contro un muro. Io li metto in un muro, non li riparo, gli ultimi inverni non li ho neanche riparati, perché attenzione, io li ho messi contro un muro molto riparato e dall'altra parte di questo muro c'è un termosifone, quindi tiene quell'ambiente abbastanza tiepido, diciamo, e lì non ho avuto la necessità nemmeno di coprirli. Mentre invece quando li mettevo sull'altro balcone o comunque ero nell'altra casa e non avevo questo muro con il termosifone, li mettevo in serra fredda. In serra fredda non me ne preoccupavo minimamente, non li bagnavo neanche, perché appunto, essendo riparati dai venti freddi, loro se ne stavano tranquillamente fuori in serra fredda anche con meno 10 e non avevano alcun problema. L'importante appunto è che siano, come vi dicevo prima, asciutti e loro l'inverno se lo passano tranquillamente fuori. Stesso discorso anche per l'eclivia. Poi l'ultimo capitolo di Cimbidium, i parassiti. Allora, i Cimbidium purtroppo, come tutte le altre piante, vengono colpiti dalla cocciniglia e il ragnetto, in realtà, alcuni dicono che vengono colpiti i cimbidium dal ragnetto, ma sinceramente il mio balcone ha il ragnetto, ma sui cimbidium non l'ho mai visto, per fortuna. Per quanto riguarda la cocciniglia, sì, è vero, ogni tanto si forma sui cimbidium, ma sono delle piante molto resistenti e quindi non dico che gli faccio un baffo la cocciniglia, però non è neanche così letale come per altre piante. Quindi se vedete un po' di cocciniglia, pulitela. Per prevenire la cocciniglia, la cosa importante è ovviamente pulire la pianta con un getto d'acqua, la andate a pulire molto bene tra le foglie, soprattutto in estate, perché sappiamo che la cocciniglia, più c'è il clima caldo, più la cocciniglia arriva. Gli fate una bella doccetta ogni tanto, o comunque lo mettete anche in un posto abbastanza ventilato e la cocciniglia si formerà molto di meno. Comunque, anche metterlo esposto alle piogge, ovvero che gli piove sopra, aiuterà molto a pulire la pianta e quindi non avrete problemi di parassiti. Io sinceramente con i cimbidium non ho avuto grandi problemi di parassiti, sono sempre stati abbastanza bene, qualche cocciniglia qua e là, però appunto con la giusta spruzzata propriamente di acqua, perché poi comunque se poi vedo che c'è un'infestazione un pochino più intensa, magari vado a mettergli sopra l'alcol isopropilico, così per sconfiggere la cocciniglia. Poi magari ne parleremo anche dell'alcol isopropilico per contenere la cocciniglia. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ho dato queste informazioni diciamo abbastanza base per poter coltivare i cimbidium e vi assicuro che sono semplicissimi, con le giuste accortezze riuscirete a coltivarli e a far diventare delle piante enormi come le mie e vi giuro che vi daranno davvero tante tante soddisfazioni senza nemmeno starci troppo dietro. E niente ragazzi, io vi saluto, se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciatemi anche un like e come già vi ricordavo all'inizio video, se volete iscrivetevi anche al canale e ci vediamo ad un prossimo video.